Quante volte hai trattenuto il respiro per paura o per dolore, per una preoccupazione, per un esame o durante un importante colloquio di lavoro? Se torni in quel respiro, vivi esattamente quel momento e quella sensazione. Molti pensano che il respiro è solamente un processo fisiologico ed automatico. Un meccanismo di scambio tra ossigeno e anidride carbonica. È vero, ma è anche molto di più. Il respiro eredita i nostri stati emotivi, cripta nel corpo la nostra storia vissuta, dà qualità alla nostra vita. Il respiro veloce e regolare aumenta la nostra ansia. Il respiro rapido e superficiale aumenta la nostra incertezza e paura. Il dolore ci induce a trattenere il fiato. Il dispiacere può causare dei singhiozzi. Cambiando gli schemi della respirazione, viene modificato lo stato fisico ed emotivo. Ecco che rallentare e regolare il respiro dà calma e tranquillità. Un respiro lento, profondo ed uniforme dà sicurezza, coraggio e un senso di benessere generale. Ti do tre accorgimenti preziosi su cui fare attenzione durante il tuo respiro. 1. Inspira sempre col naso. È sbagliatissimo inspirare con la bocca, in quanto l'aria va direttamente in gola senza essere umidificata e purificata. 2. Ricorda che i polmoni sono passivi durante la respirazione. Il principale motore della respirazione è il diaframma. 3. Aumenta un po' alla volta la pausa tra inspiro ed espiro. Ti permetterà di stare rilassato e concentrato. Dice il saggio: spesso le parole più vere stanno nel silenzio. Peccato che non lo sappiamo ascoltare.